Il 25 di novembre del 1915 Einstein tiene l'ultima di quattro lezioni in cui spiegava la sua più grande creazione, probabilmente la rivoluzione più grande della scienza negli ultimi 300 anni, dal tempo di Newton, la relatività generale. La prima lezione fu tenuta il 5 novembre all'Accademia Prussiana, l'ultima abbiamo detto il 25 novembre. Tra queste quattro lezioni lui inizialmente non aveva ancora trovato il modo di scrivere l'equazione del campo gravitazionale. Nel tempo di queste 4 settimane riuscì a scriverle e fu la prima volta che furono riscritte le equazioni del campo gravitazionale dopo 300 anni. È un'enorme rivoluzione scientifica e culturale perché nella teoria della relatività generale di Einstein non esiste più il concetto di forza come nella meccanica newtoniana, ma la forza e le accelerazioni si riducono ad una curvatura dello spazio-tempo. Lui cominciò a pensare già a questa cosa dopo aver scritto nel 1905 la teoria della relatività ristretta, e in cui aveva ipotizzato la costanza della velocità della luce e si rese conto che questo principio della costanza della velocità della luce in un sistema non inerziale, quindi in un sistema accelerato, avrebbe portato a delle conseguenze che poi sviluppò fino ad arrivare alla teoria della relatività generale. In particolare lui si rese conto che un raggio di luce che entrasse dal finestrino di una astronave in moto accelerato avrebbe seguito una traiettoria curva, cosa che contrastava con quello che avrebbe previsto la meccanica newtoniana. E da questo, e dal fatto del principio di equivalenza, in cui lui diceva che è assolutamente impossibile riconoscere se un corpo in un sistema di riferimento subisce una forza o il sistema di riferimento che è in accelerazione, lui dedusse che siccome la curva seguiva una traiettoria, cioè la luce seguiva una traiettoria curva, e qualunque oggetto avrebbe subito un'accelerazione, la forza e la curvatura dello spazio in cui la luce si muove dovessero essere equivalenti. Questa è una rivoluzione enorme. Le equazioni del campo che furono scritte nel 1915 e poi pubblicate nel 1916 sugli Annals der Physik, sono scritte in una maniera che si dice sono relativisticamente covarianti, cioè valgono in qualunque sistema di riferimento e legano la curvatura dello spazio-tempo alla energia e alla forza che sono presenti e ai campi di forza che sono presenti nello spazio-tempo. Uno potrebbe pensare che queste sono cose assolutamente al di fuori del nostro mondo, però per esempio il GPS utilizza l'effetto della relatività generale sullo scorrere del tempo. Infatti si può vedere che il satellite GPS che viaggia a una quota di 23.000 chilometri, 23.000 metri sulla nostra testa, ha un anticipo sugli orologi che scorrono, che calcolano il tempo sulla Terra dell'ordine di 45 microsecondi al giorno. Tenete conto che un microsecondo per il GPS equivalgono a 300 metri, quindi in un giorno il GPS, se non si tenesse conto dell'effetto della relatività generale, sbaglierebbe di svariati chilometri la nostra posizione. Altri effetti della relatività generale sono per esempio quelle che si chiamano le onde gravitazionali, che sono delle perturbazioni periodiche dello spazio-tempo, che si sta cercando di osservare in esperimenti a terra e nel prossimo futuro nello spazio. L'esperimento Virgo, per esempio, nei pressi di Pisa, cerca di rivelare le onde gravitazionali con uno strumento ottico lungo 3 km. Un interferometro con braccia lungo 3 chilometri ed è in collaborazione con due esperimenti analoghi che sono in corso negli Stati Uniti, uno nello stato di Washington e l'altro in Louisiana. Questi esperimenti, oltre a rivelare le onde gravitazionali, una volta che saranno rivelate, apriranno il mondo ad una nuova forma di astronomia, perché queste perturbazioni dello spazio-tempo si propagano
nel cosmo senza essere influenzate dalla presenza della materia, e quindi ci danno informazioni su oggetti lontanissimi e anche sui primi istanti dell'universo, quando furono prodotte nel momento del Big Bang.